Bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi vado a rispondere a una domanda che mi ha fatto un po' di giorni fa, mi scuso, anzi, il mio amico Marco, e il tempo è quello che è perché fra due lavori e preparare, diciamo, la stagione estiva musicale, il tempo manca. Comunque, ce l'ho fatta, oggi mi dedico a voi, a te Marco, mi rivolgo come sempre a tutti voi, e mi chiedeva una domanda molto interessante. Come crei... ora vediamo se trovo il messaggio. Comunque era come crei una linea di basso partendo da una, cioè, diciamo, detta molto semplicemente, si danno una lista di accordi e te da questi accordi come crei una linea di basso. Ora, lui intendeva nel pop, quindi nella musica leggera. ovviamente ci sono, forse mi dicessero costruisci una linea di basso in una progressione armonica jazz, sarebbe tutto un altro discorso. Ragioniamo, buttiamoci nella mentalità pop, e quindi dico subito che dipende molto da cosa vuole chi me lo chiede. Quindi se è un brano di altri, sentirò prima come vogliono che suono, o se hanno già, come è capitato spesso nelle registrazioni, se c'è una linea di basso guida da seguire, perché magari l'arrangiatore e il compositore hanno scritto anche la linea di basso. Comunque, facciamo finta che ci diano massima libertà, o quantomeno un bel po' di libertà nella scelta del tipo di accompagnamento. Come ragiono io? Visto che mi danno gli accordi, li vado subito a esaminare. Quindi parto dal lato armonico, diciamo, del brano immaginario. Facciamo finta che abbiamo un brano che ho inventato poco fa io, con degli accordi molto semplici, che vi vado a spiegare. Allora, abbiamo quella che ho definito introduzione, strofa, facciamo finta appunto che sia un brano, composti da La minore settima. Quindi chi non ha visto tutte le mie lezioni, tutte le mie lezioni su come studiare arpeggi, cosa che io ritengo di vitale importanza, arpeggi, quindi note degli accordi su tutta la tastiera, su tutto il range dello strumento, vado a vedere le mie playlist, sono oltre 200 lezioni, trovate un po' di tutto. E ne ho parlato molte volte, una cosa che ritengo, ripeto, vitale. Quindi, primo accordo, La minore settima, un accordo per battuta. Abbiamo La, Do, Mi e Sol. Quindi, ripeto, faccio il piccolissimo riassunto per chi magari mi segue da poco. La minore settima io posso suonarlo in tanti modi diversi e su tutto, come dicevo prima, su tutto il range dello strumento. Posso partire ad esempio dal Mi, che fa parte della quinta del La, poi un Sol, La, posso andare così. Quindi il primo esercizio che vi consiglio è prendere un accordo alla volta e studiarlo anche in modo, diciamo, casuale, passatemi il termine, suonare tutte le note dell'accordo su tutta la tastiera. Un esempio. Secondo accordo, Sol sesta, un po' particolare, diciamo, è composto da tonica, terza maggiore, quinta e sesta maggiore. Mi piaceva, insomma. Quindi Sol, Si, Re, Mi. Quindi anche questo me lo vado a vedere su tutta la tastiera. Eccetera, eccetera. Poi abbiamo Fa con la settima maggiore, Fa major 7. Insomma, non so come lo chiamate, quindi Fa, La, Do e Mi, la settima maggiore, stessa cosa, quindi
Un sol a triade, sol maggiore normale. Quindi questo è già un ottimo primo studio. Memorizzo la progressione armonica, molto semplice, quindi tonalità chiaramente di La minore, perché tutti e quattro, tre gli accordi fanno parte appunto dell'armonizzazione della tonalità di La minore. Quindi siamo proprio tonale, pop, semplicissimo. Non pensiamo a scale particolari o altro. La seconda parte, quindi quella che potrebbe essere tranquillamente un ritornello di una canzone, abbiamo un Re minore, vediamo perché l'ho fatto 5 minuti fa, mi sono già dimenticato, Re minore settima, quindi stessa cosa, studio tutto l'arpeggio, le note dell'accordo. Mi minore settima. Quindi Fa maggiore, triade. In Sol o Sol settima, interpretatelo come volete, che rimanda quindi al Re minore, quindi ci starebbe benissimo anche un Sol settima. Nella base mi sembra un messo Sol normale. Quindi gli accordi di tutto il pezzo sono questi, quindi sono tutti accordi che fanno parte della tonalità di La minore. Quindi cosa faccio? È bene differenziare le varie sezioni del brano, quindi non suonerò tutto uguale, almeno ripeto, se a meno che non mi venga chiesto, però altrimenti cercherò di differenziare le varie sezioni. Ad esempio, in un intro posso suonare note lunghe, la poi invece del sol, qui entra in gioco la conoscenza delle triadi, degli arpeggi. Appunto, posso suonare una terza maggiore per cambiare un po'. Sul Sol maggiore suono Si, sul Fa posso suonare Do ad esempio, Re ancora sul Sol finale. Questo potrebbe essere un'introduzione, ad esempio. Poi la strofa posso inserire tutte le competenze che ho, e anche qui appunto vado a sfruttare tutto quello che studiamo per fare musica. Quindi una cosa che faccio molto spesso è crearmi un loopettino di basso. Ora faccio solo gli accordi della strofa, se no perdo 6 ore. E anche per creare appunto un loop mi sforzo di trovare un po' mi metto nei panni di un pianista o di un chitarrista, fa sempre bene, e vado a cercarmi dei voicing. Anche qui torno sempre alle mie vecchie lezioni, differenze tra rivolti e voicing, che possono star bene. Ad esempio, La minore settima posso prendere così, posso prendere così. In ogni modo che prendo avrà una sonorità particolare e diversa, così sul basso gli accordi suonano sempre un po' in modo particolare, a meno che non avete un 6 corde o 5 corde col do alto. Comunque, così, così, così. Poi un sol sesto posso prendere così. Vediamo, così. Vado quindi a sentire come potrebbero essere le sonorità degli accordi se dovessi essere io a fare anche
la parte, diciamo, proprio armonica a livello cordale. Quindi mi crea un doppettino, andiamo a volo, vado. Questo è il mio loop, molto semplice, ripeto. E vado a provare vari tipi di accompagnamento, ad esempio, tonica quinta. La terza. Anche settime, eccetera, eccetera. Quindi vado a vedere cosa può starci bene e cosa no. Se eventualmente ci chiedessero anche un giro di improvvisazione, vado a vedere anche che tipo di fraseggio, di scale, eccetera, posso usare. L'importante è cercare, ecco, quello che purtroppo trovo molto spesso nei giorni di oggi, è cercare di mettere tante note, virtuosismi. A volte semplicemente basta poche note, ma con sentimento e col cuore. Sorta di improvvisazione solo note degli accordi. Thank you.
poi posso crearmene una per il ritornello, studiare nello stesso modo e così via. Poi che alternative ho? Variare appunto il ritornello dalla strofa, quindi tutte le cose che so, come ho detto prima, le provo, poi non è detto che ci stiano bene in un determinato contesto, però posso ad esempio seguire la sezione ritmica e dargli una dinamica più, come dire, un po' più di pacca in un eventuale ritornello. Quindi magari in questo caso, se non mi ricordo male, durante dopo sentite con la base e posso andare anche in ottavi, ottavoni proprio. Quindi abbiamo detto re minore, mi minore, fa, sol. Posso fare un fill se me lo permettono, ad esempio sull'ultimo accordo del giro, sul sol. E qui entrano in gioco, ad esempio, le pentatoniche e altro. Poi, ripeto, se mi dicono fai un giro di assolo, posso usare solo le note dei vari accordi, oppure posso trovare una scala in comune, stando ovviamente attenti. In questo caso, ripeto, siamo la minore. Uno dice sono la scala di Do maggiore su tutti gli accordi, però con le dovute precauzioni, perché ad esempio su Sol maggiore finale ci sono proprio il Do, non è che ci sta che abbia un bel effetto, ma probabilmente no, ecco, quindi con le dovute cautele, però può essere un'altra possibilità. Quindi ora io cosa farò? Metterò la base. Suonerò, poi trascriverò quello che mi viene in mente di fare e nel video quindi troverete esattamente diciamo, la trascrizione di quello che ho fatto. Così vedete nota per nota cosa ho usato, cosa non ho usato e se può darvi spunti per appunto per creare le vostre linee di basso. Quindi proverò a fare dei fill, dei diversi tipi di accompagnamento senza magari starci 8 ore. Vediamo se in un paio di giri faccio tutto, poi magari un assolino, una piccola improvvisazione e un'eventuale coda che è importantissima in un brano, quindi anche differenziare ancora una volta. Se c'è permesso, fare magari una linea di basso ancora nel range alto con il finale, perché l'intro e i finali delle canzoni sono molto molto importanti, non che il resto non lo sia, però. Quindi, gli accordi ve l'ho detti, come ragiono io per creare linee di basso, bene o male a modo mio, ve l'ho detto, ora vado con il mio girettino suonato e poi vi metto lo spartito e tutto. Per domande, nuove lezioni, dubbi, basi, trovate tutto, potete scrivermi sotto al video, ci sono i link, come sempre c'è tutto. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Thank you.